Dai quaderni di Maria Valtorta, 13 gennaio del 1944, seconda parte. È la mezzanotte, Gesù ha appena finito di dettare questo brano che io connetto alla mia visione di questa sera. La frase «Dio avendo amato infinitamente l'uomo, lo amò sino alla fine» mi suonava in cuore fino da questa mattina, tanto che avevo sfogliato tutto il Nuovo Testamento per vedere di trovarla. Ma non l'ho trovata, o mi è sfuggita o non è lì. Quasi accecata mi sono rassegnata a smettere le ricerche, convinta che Gesù avrebbe parlato certamente su quel tema, e non ho sbagliato. Ma prima di parlare di esso, il mio Signore mi ha dato una dolce visione con la quale nel cuore mi sono abbandonata al mio solito riposo, ritrovandola poi fresca come al primo momento nel mio ritorno fra i vivi. Mi pareva dunque di vedere come un portico, peristilio o foro che fosse, un portico dell'antica Roma. Dico portico perché c'era un bel pavimento di mosaico di marmo e delle colonne di marmo bianco sorreggenti un soffitto a volta decorato di mosaici. Poteva essere il portico di un tempio pagano, di un palazzo romano, o la curia, o il foro, non so. Contro una parete era una specie di trono composto di una predella marmorea sorreggente un seggio. Su questo seggio era un romano antico in toga, compresi poi essere il prefetto imperiale. Contro le altre pareti, statue e statuette di dei e tripodi per l'incenso. In mezzo alla sala o portico, uno spazio vuoto avente una gran lastra di marmo bianco. Nella parete di fronte al seggio di quel magistrato si apriva il portico vero e proprio, per cui si vedeva la piazza e la via. Mentre osservavo questi particolari e la fisionomia arcigna del prefetto, tre giovinette entrarono nel vestibolo, portico, sala, quello che sia. Una era giovanissima, una bambina quasi, vestita completamente di bianco, una tunica che la copriva tutta, lasciando visibile soltanto il collo sottile e le manine piccoline dai polsi di bimba. Aveva il capo scoperto ed era bionda, pettinata semplicemente con una divisa in mezzo al capo e due pesanti e lunghe trecce sulle spalle. Il peso dei capelli era tanto che le faceva piegare lievemente indietro il capo, dandole, senza volere, un portamento da regina. Ai suoi piedi scherzava, belando, un agnellino di pochi giorni, tutto bianco e col musetto roseo come la bocca di un bambino. A pochi passi dietro la fanciullina erano le altre due giovinette, una di quasi pari età della prima, ma più robusta e di aspetto più popolano. L'altra era più adulta, sui 16-18 anni al massimo. Erano anche loro vestite di bianco e a capo velato, ma vestite più umilmente. Parevano ancelle perché rimanevano in aspetto rispettoso verso la prima. Compresi che questa era Agnese, quella della sua stessa età emerenziana, e l'altra non so. Agnese, sorridente e sicura, andò fin contro la predella del magistrato. E qui sentì il seguente dialogo: «Mi desideravi? Eccomi. Non credo che quando saprai perché ti volli chiamerai ancora desiderio il mio. Sei tu cristiana? Sì, per grazia di Dio. Ti rendi conto cosa ti può portare questa affermazione? Il cielo. Bada, la morte è brutta e tu sei una bambina. Non sorridere perché io non scherzo. Ed io neppure.
Sorrido a te perché tu sei il pronubo delle mie eterne nozze e te ne sono grata. Ma pensa piuttosto alle nozze della terra. Sei bella e ricca. Molti già pensano a te, non è che da scegliere per essere una patrizia felice. La mia scelta è già fatta. Amo il solo degno di essere amato e questa è l'ora delle mie nozze. Questo è il tempo di esse e questo è il tempio di esse. Odo la voce dello sposo che viene e già ne vedo l'amoroso sguardo. A lui sacrifico la mia verginità perché egli ne faccia un fiore eterno. Se di essa hai premura e della tua vita insieme, sacrifica subito agli dèi. Così vuole la legge. Ma io ho un unico vero Dio ed è adesso che sacrifico volentieri. E qui pareva che degli aiutanti del prefetto dessero ad Agnese un vaso con dell'incenso perché lo spargesse su quel tripode da lepre scelto davanti ad un Dio. Non sono questi gli dèi che amo. Il mio Dio è il nostro Signore Gesù Cristo. A Lui che amo sacrifico me stessa. Mi pareva a questo momento che il prefetto, irritato, desse ordine ai suoi aiutanti di mettere i ferri ai polsi di Agnese per impedirle la fuga o qualche atto irriverente verso i simulacri, essendo da quel momento considerata re e prigioniera. Ma la Vergine sorridente si rivolse al carnefice dicendo: «Non mi toccare. Io sono venuta qui spontaneamente, perché qui mi chiama la voce dello sposo che mi invita dal cielo alle nozze eterne. Non ho bisogno dei tuoi braccialetti né delle tue catene. Soltanto se mi volessi trascinare al mare dovresti mettermeli. E forse non servirebbero perché il mio Signore Dio li renderebbe più inutili di un filo di lino al polso di un gigante. Ma per andare incontro alla morte, alla gioia, alle nozze con il Cristo, no. Le tue catene non servono, fratello. Io ti benedico se mi dai il martirio. Non fuggo. Ti amo e prego per lo spirito tuo. Bella, bianca, dritta come un giglio, Agnese era visione celeste nella visione. Il prefetto dette la sentenza che non udì bene. Mi parve ci fosse come una lacuna durante la quale persi di vista Agnese, intenta come ero ai molti che si erano accatastati nell'ambiente. Poi ritrovai la martire ancora più bella e gioconda, di fronte a lei una statuetta d'oro di Giove e un tripode, al suo fianco il carnefice con la spada già snudata. Parevano fare un ultimo tentativo per piegarla, ma Agnese con gli occhi sfavillanti scuoteva il capo e con la piccola mano respingeva la statuetta. Non aveva più ai piedi l'agnellino, che era invece nelle braccia di Emerenziana, piangente. Vidi che facevano inginocchiare Agnese sul pavimento, in mezzo alla sala, là dove era la gran lastra di marmo bianco. La martire si raccolse con le mani sul petto e lo sguardo al cielo. Lacrime di sovrumana gioia le imperlavano l'occhio. Rapito in una contemplazione soave, il volto, senza essere più pallido di prima, sorrideva. Uno degli aiutanti le prese le trecce come fossero una fune per tenerlo fermo il capo, ma non ce n'era bisogno. «Amo Cristo», gridò quando vide il carnefice alzare la spada e vidi la stessa penetrare tra la scapola e la clavicola e aprire la carotide destra e la martire cadere, sempre conservando la sua posizione di inginocchiata. Sul lato sinistro, come uno che si adagia nel sonno, in un beato sonno perché il sorriso non si dipartì dal suo volto e fu nascosto solo dal fiotto di sangue che sgorgava a nappo dalla gola squarciata. Eccola la visione di questa sera. Non vedevo l'ora di essere sola per scriverla e rigodermela in pace. Era così bella
che mentre la vedevo mi scendevano lacrime che la penombra della stanza credo abbia nascosto ai presenti, e me ne stavo ad occhi chiusi, parte perché ero talmente assorbita nella contemplazione che avevo bisogno di concentrarmi, e parte per far credere che dormissi, per quanto non ami far capire dove sono. Non ho potuto sopportare di udire brani di frasi comuni e molte umane, galleggiare come rottami fra la bellezza della visione, e ho detto zitti, zitti, come se mi dessero noia i rumori. Ma non era quello, era che volevo rimanere sola per contemplare in pace, come infatti mi è riuscito. Dopo, poi, Gesù mi ha parlato. Quello che Gesù, il brano finisce qui, quello che Gesù le ha detto a commento di questa visione l'abbiamo meditato in diretta per chi segue la veglia durante la veglia di sabato scorso. Ecco, per chi ascolta questa meditazione indifferita dal video, dal podcast, deve vedere la meditazione precedente, appunto non di sabato 15 maggio ma di sabato 8 maggio 2021, se vuole vedere la lettura e il commento del brano che è posto cronologicamente prima, che è un commento a questo episodio. Un racconto come quello che abbiamo ascoltato non ha bisogno di molti commenti, e soltanto dei piccoli flash per ripercorrerlo e per confrontarci noi, superuomini del XXI secolo, ecco, presunti tali, con la fede purissima e con l'amore ardente di una bambina. Bambina che non soltanto affronta coraggiosissimamente il processo e la sentenza di morte, ma le frasi meravigliose che dice, il dialogo del suo martirio, quello che dice al carnefice. Comprendiamo dal tenore del testo, anzitutto, e anche da quello che poi le dice, che lei si era recata dal prefetto imperiale spontaneamente. Non avevano dovuto arrestarla, attenzione, piccola sì, ma stupida no. Sapeva bene che essere convocata dal prefetto imperiale a quei tempi voleva dire essere invitata ad apostatare, quindi a sacrificare agli dèi, sotto pena di morte. E lei è andata spontaneamente. Quando le mettono le catene ai polsi dice: guarda, non mi mettere niente, io qui sono venuta spontaneamente, non mi ci hanno portato in catene. Cioè, mi dovresti mettere le catene per farmi fare qualcosa di male. Ma se lo facessi, penso che il nostro Dio le trasformerebbe come un filo di lino legato al polso di un gigante. Dobbiamo pensare alle parole di questa fanciulla. Ancora, sappiamo dal dialogo e anche da quello che viene detto, era una fanciulla ricca. Era una patrizia romana, non era una qualunque. Il solito acume di Maria Valtorta coglie già dei particolari che lei descriveva benissimo, dei vestiti, del portamento, l'origine di questa fanciulla. E traspare da questo brano l'amore immenso di lei verso Gesù. Le parole che dice sono meravigliose: amo il solo degno di essere amato, e questa è l'ora delle mie nozze. Chi di noi considera il momento in cui arriva sorella morte come un momento delle nozze, cioè come un giovane sposa una vergine? Cioè, chi si è sposato, specialmente quelli che si sposano nel Signore, quindi che arrivano vergini al giorno del matrimonio e che si fanno il dono più bello che si possa fare a una coppia, e certamente attendono quel giorno con trepidazione. È il giorno dei giorni, è anche il giorno in cui pensiamo anche alla bellezza perduta oggi da tante miserie contemporanee, no? Essere certi di donarsi l'uno all'altra. Dice che come sarà? Uno non ha mai conosciuto nessuno. Momento meraviglioso. Per i martiri le nozze era il momento della morte violenta,
perché fino a quando siamo in questo mondo l'abbiamo visto nella meditazione dei misteri gloriosi. Sì, Gesù rimane con noi diversamente dopo l'ascensione, ma non possiamo vivere la pienezza della felicità consumata in questo mondo. Ci sono molti battezzati che della morte hanno paura. Chi non c'ha paura, uno spauracchio, insomma, preferisce comunque non pensarci. Ed è comunque molto attaccato alla vita terrena. Noi come stiamo nei confronti della morte? È l'ora delle nostre nozze. La desideriamo con tutto il cuore. Dice, ma Leonardo che sta dicendo? Che siamo necrofili, dobbiamo desiderare di morire, ma la vita è bella. Non è questo. La vita certamente è bellissima, ma la morte è il compimento della vita, è la tensione verso cui la nostra vita ci porta. Prima del martirio lacrime di sovrumana gioia imperlano l'occhio di questa ragazzina, una cosa meravigliosa. Notiamo anche la sua purezza. Era una vergine consacrata, non è che non si fa mettere le catene solo perché dice guarda sono venuto spontaneamente, ma non voleva essere neanche toccata al polso da un uomo. Questa la lasciamo senza commento. Io quando leggo queste cose rimango sempre altamente, a parte che c'è proprio una gioia immensa nel cuore, perché sapere che ci sono state anime di questo genere, sapere che Gesù ha avuto anime di questo genere, come si merita questo, ovviamente il nostro Signore molto di più, riempie il cuore di gioia, insieme all'auspicio che ce ne siano altre, l'auspicio che io non dubito che nel mondo ci siano anime che a Gesù lo amino davvero, non per scherzo. Sono nascoste, sono poche, è un peccato che siano forse non tante, perché tutti dovremmo amare Gesù così, nessuno escluso. Sentiamo le parole, per andare incontro alla morte, alla gioia, mi è venuto spontaneo calcare durante la lettura, alla gioia. Chi è che pensa alla morte come la gioia più grande che possa arrivare? Le nozze con Cristo. In tempi dove ancora non è finita, ecco, la lunga via crucis della pandemia, è tutto il terrore che continuo a percepirlo proprio in maniera sensibile quasi intorno a me. Le persone terrorizzate, spauracchiate, d'accordo, proprio ecco, terrorizzate. Io sto sempre zitto, insomma, non dico nulla, dico, però il pensiero dico, ma dove sono i figli di Dio? Dove sono i cristiani? Per carità, nessuno sta dicendo insomma niente, ma i cristiani temono soltanto una cosa, temono di offendere Dio, temono di andare a combinare qualche guaio, specialmente se fosse un guaio irreparabile, temono di dispiacere a Gesù, non temono altro, meno che mai la morte. Altre volte ho detto e concludo, un cristiano certamente dice a Gesù, se mi vuoi qui altri 100 anni, magari se fosse qualcuno in meno sarebbe meglio, perché hai bisogno del mio servizio, e perché ti devo dare la gloria che ti meriti, amarti per chi non ti ama, compiere tante opere sante in tuo nome, che ne so, concorrere alla conversione di tante persone, tirare fuori un po' di anime dal purgatorio con le preghiere e con le penitenze, ci resto anche altri 100 anni, ma in ogni caso cioè rimanere a lungo sulla terra fondamentalmente è un sacrificio, non è quello diciamo meno male sto ancora sulla terra, no, ci sto solo per amore tuo Signore mio, se dipendesse da me e se fossero già tutti pagati i conti con la divina giustizia, ma io partirei anche tra un minuto. Chi sta seguendo la diretta, no? Se qualcuno ti dicesse, fratello mio, sorella mia, sai che domani mattina non ti svegli in questo mondo? Ma tu che pensi?
Che pensi? Prova a pensarci, nel silenzio del tuo cuore, non fa male a nessuno, insomma, no? Saresti contento, saresti contenta. Ecco, grande Sant'Agnese Martire. Che Dio la strabenedica, come certamente ha fatto, che continua a godersi il suo sposo Gesù e che il suo esempio, ecco, faccia muovere qualcosa, ecco, dentro le nostre anime, dentro le nostre coscienze. E così sia.